Questo è il canale delle missioni cristiane internazionali avventisti del settimo giorno Movimento di Riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione. Tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20:30, il sabato alle 11:15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com, dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione. La festa sarebbe quasi finita se non avessimo ancora un'altra parte da condividere insieme. E quindi mi rivolgo alla vostra mente, al vostro cuore, con un messaggio, spero che possa essere utile e importante per la nostra crescita spirituale. Bene, abbiamo un titolo. Sapete leggere? Certo che sappiamo leggere. Qui abbiamo persone che sanno leggere, sanno anche scrivere, sanno anche pensare, sono anche liberi e di conseguenza liberi di ascoltare. 7 punti importanti che ci fanno da guida, Quindi sono questi i punti che noi rifletteremo questa mattina. Vediamo un attimino quali sono questi 7 punti. Il testo introduttivo lo troviamo in Filippesi capitolo 3 versetto 14. Voi il testo lo vedrete, quindi potete cercarlo, lo vedrete scritto. Vi rendo il lavoro più facile. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quindi io corro verso la meta per ottenere il premio. Quando parliamo di vocazione, in fondo significa semplicemente Gesù vi ha chiamato alla vita eterna. Quindi, se ci sembra poco, quindi Gesù ci ha chiamato all'eternità. Quindi non solo per questa vita, ma per l'eternità. Naturalmente il nostro scopo è quello di raggiungere Dio in Cristo Gesù. Una stella guidò i passi dei pastori degli astronomi alla mangiatoia di Betlehem. Quindi 2000 anni or sono, una stella guidò gli astronomi alla grotta, al luogo dove Gesù praticamente nacque. Quindi questa stella gli faceva da guida. Quindi chi è la nostra guida? Nella scrittura, chiaramente in Apocalisse 22, versetto 16, c'è scritto che Gesù è la stella del mattino, colui che ci fa da guida. Cioè, colui che qualcuno questa mattina quando ha detto che Gesù è la via, la vita e la vita, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù. Quindi chi può essere la tua guida, la nostra guida? Chi può essere la guida degli adulti, dei giovani, dei bambini, se non Gesù di Nazareth? La parola di Dio ci guida in questo mondo con il proposito di raggiungere il luogo che Gesù sta preparando. Quindi abbiamo la parola profetica, abbiamo tutte le indicazioni possibili e immaginabili affinché noi possiamo raggiungere la meta, possiamo raggiungere il traguardo. E questa carta da guida è la parola di Dio. Nella Bibbia abbiamo tutto per arrivare al traguardo. In Seconda Re capitolo 10, dall'1 al 28, noi troviamo una storia particolare che è la prima parola fondamentalmente che ci fa da guida, lo zelo, cioè che noi dobbiamo essere zelanti con il Signore, con le cose di Dio. Vieni con me, verrà il mio zelo per il Signore. Così lo portò via nel suo carro. Uccise grandi uomini di Acab, eccetera, eccetera. Quindi c'è una strage, c'è una situazione veramente difficile che verrà a risparmio, visto anche quello che sta succedendo oggi in questo mondo. Quindi condividiamo qualcos'altro. E Geu fece morire tutti quelli che erano rimasti nella casa di Acab, a Israele, tutti i suoi nobili, i suoi amici e i suoi consiglieri, non ne scampò nemmeno uno. Per quale ragione? Il pastore Alexander prima ci ha letto un testo, Seconda Cronache 15:1-2,
che Dio sarà con noi se noi saremo con lui, però se noi l'abbandoneremo, egli ci abbandonerà. Se noi lo cercheremo, egli si farà trovare da noi, ma se noi non lo cerchiamo, lui non si può essere trovato. Quindi Acab è un re estremamente malvagio. Questo re Acab, insieme a sua moglie Izabel, gli piaceva distruggere, uccidere tutti i fedeli, tutte le persone buone, e quindi anziché fare un culto a Dio, facevano un culto al diavolo, nel vero senso della parola. E non solo, facevano qualcosa di veramente brutto, facevano anche dei sacrifici umani, quindi prendevano i piccoli bambini e anziché offrirli al Signore, come abbiamo fatto noi con il piccolo Francesco, questa mattina, loro li facevano passare attraverso il fuoco. Se il bambino si scottava, vuol dire che era maledetto dagli dèi. Se il bambino non si scottava, vuol dire che era qualcosa di straordinario. Però nel 99% dei casi i bambini si bruciavano. E nel 99% dei casi, anche al 100%, i bambini morivano. Quindi questo, quando voi nella Bibbia leggete che questa persona è stata messa a morte, è stata giustiziata, perché fondamentalmente facevano delle cose veramente aberranti, cioè chiaramente qualcosa di incredibile. Quindi Geu, questo personaggio, per il suo zelo agì per porre fine praticamente a questi falsi insegnanti, a persone che anziché adorare il vero Dio, ripeto, adoravano nel vero senso il diavolo. Quindi facevano delle messe nere nel vero senso della parola, con sacrifici umani. E questi sacrifici non erano di persone adulte, ma addirittura di piccoli bambini. Quindi se leggete la storia vi renderete conto che persino Israele arrivò a fare qualcosa di simile. Poi giurate, no, tutto il popolo, ti parlo così, Acab ha servito un poco Baal, Gesù e Gioieru lo servirà molto di più. Quindi lui, questo personaggio, questo Jehu, convocò una grande assemblea, ha usato una strategia dicendo anch'io mi metterò a servire Baal, e quindi tutti gli adoratori del diavolo arrivarono in questo luogo, e quando erano tutti in questo luogo, diciamo che lui diede ordine di giustiziarli. Naturalmente parliamo di un contesto di pena di morte, in un contesto che è molto lontano da noi oggi. Cioè, comprendere questi passi li possiamo comprendere soltanto se torniamo indietro di 2700 anni, nel contesto storico in cui questo accadeva. Oggi è facilmente non comprensibile. Bandito una festa solenne in onore a Baal, la festa fu fatta, Jehu inviò dei messaggeri per tutti Israele, tutti gli adoratori di Baal vennero, neppure uno mancò, entrarono nel tempio di Baal e il tempio di Baal fu pieno da un capo all'altro. Jehu disse a colui che aveva in custodia il bestiame: metti fuori i paramenti per tutti gli adoratori di Baal. E quelli li mise fuori i paramenti. Allora Jehu con Jonadab, figlio di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: cercate bene, guardate che non ci sia qui con voi nessun servo del Signore, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal. Cioè, in questo contesto storico, chi adorava il diavolo, chi faceva spiritismo, chi faceva messe nere, nel popolo ebraico c'era la pena di morte. Quindi era la legge del tempo. È come se oggi voi andate in un qualsiasi paese arabo, in alcuni paesi, e in alcuni paesi americani vige la pena di morte. In Cina, per esempio, se tu vai contro il regime, dice ci sono delle leggi particolari. Quindi ancora oggi esiste questa legge. Nel popolo ebraico, ripeto, le persone sapevano benissimo che se adoravano Satana venivano messe a morte quando venivano trovate. Questa era la legge che c'era in Israele. Quindi che cosa ha fatto questo Jehu come capo? Ha giustiziato, ha applicato la giustizia. Naturalmente, poi cercheremo, perché io ho portato questo esempio. Quelli entrano per offrire sacrifici e olocausti. Ora Jehu aveva portato fuori dal tempio 80 uomini ai quali aveva detto: colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in vostro potere pagherà con la vita di quello. Quando fu finita l'offerta dell'olocausto, Jehu disse ai soldati e ai capitani: entrate, uccidete
e non ne esca neppure uno. Essi li passarono a fil di spada, poi i soldati e il capitano ne buttarono là i cadaveri e penetrarono nell'edificio del Tempio di Baal. Cioè, quindi, il Tempio di Baal non era una chiesa dove si adorava Dio, il Tempio di Baal era un luogo dove si adorava il diavolo. Quindi, per capirci, nel contesto storico, distrusse tutte le immagini della casa di Baal, quindi tutte quelle statue, tutte quelle idolatrie, tutte quelle cose che non avevano niente a che fare con il vero Dio, furono distrutte. Portarono fuori le statue del tempio di Baal e le bruciarono. Mandarono in frantumi la statua di Baal, demolirono il tempio di Baal e ne fecero un'immondezza che dura fino ad oggi. Quindi, quando noi pensiamo alla parola zelo, che significa zelo? Fare con fervore, con tutto il cuore, un qualcosa di buono. È stato detto che Gesù rimane lo stesso e Giuda pure. Abbiamo detto questo oggi. Ora, dove dobbiamo manifestare lo zelo? Verso chi? Non di certo uccidendo gli altri, in quanto noi siamo obiettori di coscienza. Ma una cosa noi dobbiamo sicuramente uccidere, e questo si chiama il nostro egoismo, il nostro ego. L'unico nemico che tu hai su questa terra sei tu, sei te stesso. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo uccidere è il nostro egoismo, la nostra vanità. Giuda aveva due ambizioni particolari, e sono quelle che generalmente adesso umano: il potere e il danaro. E sono state due delle cose che hanno portato alla rovina. Quindi il potere e il danaro. Quindi queste sono le idolatrie che possono avere gli esseri umani, che all'uomo in generale. Le donne hanno altri tipi di problemi da risolvere, ma generalmente noi uomini ci piace comandare, forse anche alle donne. Le donne potrebbero rispondere, ma generalmente l'uomo gli piace, io sono il capo, si fa come dico io qua, io là, io là. Quindi l'uomo generalmente, anche nei giochi, tante volte si vuole dire l'ultima parola, no? E c'erano una storia particolare, c'erano due fratellini, uno più piccolo e uno più grande. Il più grande faceva la parte del prete e il piccolino doveva sempre fare la parte del sacrestano, di servire. E quindi a un certo punto quel piccolino pensa: ma perché devo sempre fare io la parte del sacrestano? Qualche volta posso fare anche la parte del prete, è vero Filippo? A un certo punto praticamente questo bambino una mattina comincia a piangere forte forte con la mamma e dice: mamma, ma perché sempre devo fare io sempre la parte del sacrestano? Vedi quanto è cattivo, vorrei fare anche io il prete. Allora la mamma va dal figlio più grandissimo: ma perché qualche volta non la condivido? Dai di fare una parte anche a lui del prete. Il bambino più grande ci pensa: va bene, questa mattina tu farai la parte del prete, però io faccio la parte di zio. Io faccio sì, tu hai la possibilità di fare il prete, però sappi che questa mattina faccio la parte di zio. Quindi l'uomo vuole sempre dominare sull'altro. Quindi lo zelo verso gli altri non serve. Lo zelo che dobbiamo dimostrare è contro noi stessi, contro i nostri difetti, ed essere zelanti nell'opera di Dio. Dio ha fatto una cosa buona per il suo tempo, quindi per il nostro tempo non sarebbe assolutamente buona. Nei giorni passati noi eravamo molto preoccupati per i fratelli dell'Ucraina, e io chiamai al fratello Alexander e gli chiesi: quando uscite per trovare una soluzione e uscire dall'Ucraina? Siamo preoccupati. E lui mi ha risposto una cosa molto bella: il capitano è l'ultimo che deve lasciare la barca. Prima deve mettere in salvo i passeggeri e l'equipaggio. E poi lui può lasciare la barca. E così è la vita dell'uomo, del cristiano. Noi dobbiamo essere così, avere questo zelo per proteggere la nostra famiglia,
per proteggere la nostra Chiesa, per proteggere questo mondo, rischiando in prima persona e non mandando gli altri. È molto facile, armiamoci e partite, invece non dobbiamo essere zelanti, armiamoci e partiamo. Questo deve essere lo zelo, ma stiamo parlando di vincere praticamente le cose nostre, i nostri difetti. Il secondo punto molto importante è l'unità di Cristo. In Gesù, in Luca 22:42, cioè, lo zelo ci fa da guida, abbiamo detto, ma l'umiltà ci fa da guida. In Luca 22:42 è scritto: Padre, se vuoi allontanare da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Quindi, cosa faceva Gesù? Quale esempio ci ha dato Gesù? A me, a te, a tutti noi? Voleva fare la sua volontà? No, la volontà di mio Padre. Non come io voglio, ma come tu vuoi. Quindi in qualsiasi decisione della tua vita, cerca sempre di vedere se tuo Padre è d'accordo. Cioè se Dio è d'accordo, non che io faccio quello che voglio. Io devo fare ciò che Dio vuole. E questo è stato quello che ha permesso a Gesù di essere un esempio perfetto per tutti noi. Se Gesù avesse detto come uomo, io faccio come voglio, pensate che Gesù avrebbe vinto? Gesù avrebbe perso come qualsiasi altra persona, se lui non si fosse sottomesso al 100% alla volontà di Dio. In Luca capitolo 23, versetto 34, come dimostra in pratica Gesù la sua vita? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi quali sono state le parole di Gesù? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando qualcuno ti offende, quando qualcuno ti fa del male, quando qualcuno ti fa soffrire, anche noi dobbiamo dire come ha detto Gesù: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè cerca di giustificare delle persone che vivono una vita difficile. Quindi cerca sempre una soluzione, Gesù. Non si accanisce contro i suoi avversari. Anzi, sul legno della croce dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In prima Pietro 2:23 è scritto: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Quando qualcuno mi dice qualche parola, il primo istinto è quello di rispondere male. Non so se a voi vi capita la stessa cosa. Quando qualcuno vi dice qualcosa di male, il primo istinto è rispondere male. Però Gesù cosa rispondeva? Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Minacciato non minacciavo, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Quindi offriva la sua situazione, come dire: Padre mio, pensaci tu. Un altro punto che ci fa da guida, chiaramente, è la pazienza, la prova. In Giobbe 1:21-22 è scritto: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò dal grembo della terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Quante volte, quando succede qualcosa nella nostra vita, noi diamo la colpa a qualcun altro? Quante volte noi ci assumiamo in prima persona le nostre responsabilità? Giobbe arriva un primo messaggio, gli distrugge le sue proprietà. Arriva un altro messaggio, gli distrugge tutti i suoi animali. Arriva un altro messaggio che gli porta notizia che tutto quello che aveva l'ho perso. Arriva un altro messaggio e gli dice che i suoi figli erano tutti morti. Aveva ragione di prendersela con il Signore. Quindi perché non hai fatto nulla? Perché non mi hai potente? Però cosa dice lui? L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno.
Quindi accettò qualsiasi situazione, qualsiasi cosa, anche la morte più triste e dolorosa, la morte di un figlio o dei figli. Quindi ne sono morti 10 in qualcos'altro. E nonostante tutto, lui credette in Dio, non si ribellò a Dio. Quindi, questo diciamo che ci deve fare la vita, la pazienza. Nella Bibbia è scritto chiaramente, qui è la pazienza dei santi. Cos'è che si porteranno i santi con sé nel cielo? La pazienza e l'ubbidienza. La costanza e l'ubbidienza. E la fede di Gesù. Siamo qui per imparare questo. Siamo qui per imparare questo. Nella seconda prova, Giobbe risponde: tu parli da donna insensata, abbiamo accettato il bene della mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male. In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Sì, perché il diavolo gli ha detto, certo, normale, ha perso le sue ricchezze, ha perso la sua proprietà, ha perso i suoi figli, è normale. È egoista Giobbe, non gli importa, ma toccalo un attimino sulla sua pelle, sulla sua vita, e vedi come reagisce. Quindi fu toccata la testa e il piede con l'uccio, però cosa ha detto Giobbe? Ho accettato il bene dalla mano di Dio perché devo rifiutare che permette il male. Quindi noi dobbiamo imparare a superare qualsiasi prova nella vita ti succede, non dare mai la colpa a nessuno. Assumiti le tue responsabilità e cerca di capire perché Dio lo permette. Dio lo permette solo per santificarti. Attraverso la prova, le prove, noi siamo santificati. Lo dice chiaramente la scrittura. Lo so che la mia adesso è teoria, bisogna vedere qual è l'atto tale come io reagirò. Però ricordatevi che coloro che andranno in cielo avranno l'attitudine di Gesù, avranno l'attitudine di Giobbe e l'attitudine di altri personaggi. Quarto punto, la fedeltà di Abramo. In Genesi capitolo 14, versetto 20, benedetto sia il Dio Altissimo che ha dato in mano i tuoi nemici e Abramo diede la decima tutti i nostri. Quindi questo principio di fedeltà, di onestà, nei parti a Dio, era un qualcosa che caratterizzava la vita di Abramo. Lui era fedele al Signore. Quindi la fedeltà si manifesta in tante cose. Però nello spirito di profezia dice chiaramente che questo è uno dei punti cruciali che misura la fede di un credente. Non lo dico io, lo dice lo spirito di profezia. Nel restituire quello che è di Dio. Non il nostro, perché quello che è di Dio è di Dio, noi dobbiamo restituirla a Dio. Questo deve essere fondamentale per noi. Deve essere fondamentale. Tutti i punti sono importanti. Ognuno di noi sarà chiamato per la propria fedeltà, non per l'infedeltà degli altri. Sarà chiamato per la propria fedeltà davanti a Dio. Offrì suo figlio a Dio. Cioè, quindi vedete che lui era fedele nelle piccole cose. In fondo, dare dei soldi poteva essere nulla, ma quando Dio gli chiese di sacrificare l'unico figlio, il figlio della promessa, il figlio tanto amato, che cosa ha fatto? Giunse la lunga e Dio gli aveva detto: Abramo costruì l'altare e gli accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Quindi era pronto per sacrificare suo figlio. Mentre lui lo stava sacrificando, sapete benissimo quello che ha detto l'angelo: hai dimostrato quanto mi ami. Quindi lui è disposto a fare tutto. Il quinto punto che caratterizza la fedeltà di una persona che ci fa da guida è l'amore. In Giovanni capitolo 19, 25, 27 è scritto: presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre presso di lei, facendo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese a casa sua.
Io ho una mamma, anche voi avete una mamma. C'è qualcuno qui che non c'ha la mamma? O che non ha avuto la mamma? Tutti abbiamo la mamma, vero? Credo che la mamma è il dono più grande che Dio ci ha dato. Naturalmente non parliamo delle cose celesti, perché il dono di Gesù, il dono dello Spirito Santo, eccetera, eccetera, sono altri doni. Ma avere una mamma è un dono grande, straordinario. Alla fine, sia i maschietti, sia le femminucce, le succhiese di fuggono. Prima sa tutto la mamma. La mamma sa tutto. Forse dopo, alla fine, lo sa pure il papà. Ma generalmente il maschietto va a raccontare le cose alla mamma. Io che lo va a raccontare al papà, no, alla mamma. La femminuccia chi lo va a raccontare al papà? No, alla mamma. Quindi, credo che la mamma sia un dono grande. 8 anni fa circa mia madre ebbe un brutto ictus e una parte del suo corpo rimase paralizzata. I medici mi dissero sì, tanto utile fargli cura, tanto non c'è niente da fare. Un grande mia madre, voi cortesemente mi fate tutto quello che dovete fare. Poi, se deve vivere o deve vivere, non ci può più male. Meditando ci fosse la vostra madre, non so cosa fare. Tanto voi la curate, gli date quello che vi serve. Poi lasciamo decidere a voi. Bene, mia mamma si riprese meglio di prima, di come sta, no? Al 100%, ma si riprese benissimo. E io parlai con il dottore e disse, allora dottore, sì, se non facevamo niente, come oggi mia madre. Dopo qualche tempo mia madre ebbe una ricaduta e la dottoressa ancora una volta mi disse sì, tutto preoccupato, no? Non c'è niente da fare, non sappiamo quanto dura e questo e quest'altro. Guardate, dottoressa, mi è stata già detta questa cosa. Lasciamo, vediamo un po' com'è. Io lo ascoltavo, no? Tra poco, cioè una settimana fa, mi chiamano urgentemente. Mia mamma, tua mamma è stata così così, è gravissima. Io ascolto la dottoressa. Lo ascolto. Normalmente. E mi diceva la stessa cosa. Non c'è niente da fare, non sappiamo quanto dura. Questo e quest'altro. Guardi, dottoressa, che mi è stata già detto 8 anni fa questa cosa qui. Se mia mamma è nel volere di Dio che si spenga, si spegnerà. Ma se nel volere di Dio che vivrà, mia madre vivrà. Ne lasciamo il corso a Dio. Lei si è avuto una reazione completamente diversa. Ha cominciato ad essere più tranquilla, a esporsi in un modo diverso, a parlare in un modo diverso, la dottoressa, più aperta. Allora alla favola mi dicevano che c'era poco da tempo da fare. Qualche giorno milita ancora. Mio fratello si trova in Sardegna, troppo non c'è niente, prende qualche giorno prima, la riportano dove era al centro e mia madre sembra che ancora una volta abbia beffato i medici. Quindi la madre non è un bel vivere, perché stare in un letto non è un bel vivere. Però, ragazzi, io preferisco sapere che è viva, piuttosto che sapere che è sottoterra, che è morta. Sarà egoismo? No, io credo che la madre ha un ruolo importante nella nostra vita. È un dono grande che Dio ci ha dato, che ci ha dato una donna come madre, no? Era talmente importante Maria per Gesù, che avvinse il cuore di Giovanni e gli affidò sua madre. Cioè, a chi affidereste voi una persona cara? Un vostro figlio, a chi lo affidereste? A una persona che ti puoi fidare o non ti puoi fidare? Vostra madre, a chi la affidereste? A una persona che la tratta bene o la tratta male? Ecco, Gesù aveva talmente tanto amore
che affidò sua madre a Giovanni e Giovanni la curò come se fosse sua madre. Tanto era l'amore che Giovanni aveva per Gesù e per la madre di Gesù. Ecco, detto questo per dirvi, ragazzi, di quando avete la mamma, trattatela bene, curatela bene. Avete il papà ancora, rispettato. Amate la mamma e rispettate il papà. Perché quando poi è troppo tardi, li piangiamo, ma oramai poi non si dovremmo più. Rispettiamo i nostri genitori quando sono in vita, perché una volta morti si piange più di noi. Bene, il tema dell'amore che ho portato nei suoi scritti, cioè in Giovanni, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo chi? I fratelli. Chi non ama rimane dove? Chi non è in grado di amare rimane nella morte. Cioè se noi non riusciamo ad amare il prossimo, siamo morti spiritualmente, ragazzi. Quindi chiunque odia suo fratello lo uccide. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso che cosa? La vita eterna. Chi è la vita eterna? Gesù. E quindi quando Gesù è nel tuo cuore, tu amerai tutti i nemici. Tu amerai tutti quando con Gesù nel cuore. Da questo abbiamo conosciuto l'amore che gli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi essere altruisti, essere disinteressati. Sesto e penultimo punto, la sapienza ci fa la vita. Ecco, io faccio come tu hai detto, che ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Salomone era il più saggio e più intelligente mai esistito. Ma questa sua intelligenza, questa sua sapienza non lo salvò dalla corruzione. Perché se tutti gli altri punti che abbiamo citati non ci sono nella nostra vita, se non c'è la fedeltà, se non c'è la pazienza, se non c'è l'amore, possiamo avere tutta la scelta e la sapienza di questo mondo, ma non ci servirà niente. Non ci servirà niente, perché la sapienza è il timore di Dio. Fuggire il male e l'intelligenza. Quindi tutto deve essere combinato. Salomone chiese a Dio la sapienza. Da dunque a tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? Cosa devi chiedere? Cosa devi chiedere? I genitori cosa devono chiedere? Darci saggezza per educare i nostri figli. Ai responsabili di una comunità, darci saggezza perché noi possiamo guidare la Chiesa. A un capo di un governo, darci saggezza perché possiamo fare le cose giuste. Questo deve essere la preghiera che noi dobbiamo fare. In qualsiasi ambito della vita tu trovi, hai un dono, hai un talento. Questo talento sarà utile solo quando tu lo condividi con gli altri. Per il bene degli altri, ma se lo usiamo soltanto per il nostro egoismo non saremo diversi da tutti, quindi non saremo diversi da tutti gli altri. Quindi i talenti ci vengono per amministrare la giustizia. E lo spirito profetico dice che Salomone non fu mai così saggio quando era con un ragazzo, quando chiese questo, ma quando poi ha ottenuto la saggezza, che era l'uomo più sapiente, cominciò a crescere, si è dimenticato di quel bambino bisognoso del padre, bisognoso di Dio, e ha cominciato a fidare sul suo discernimento. E tutto questo cosa l'hanno portato? Alla rovina. Non solo sua, ma lo portò alla rovina, alla distruzione di tutto l'impero di Israele. Tutto quello che Davide aveva costruito con la forza, con la tenacia, con la fedeltà, Salomone lo distrusse completamente, confidando sulla sua sapienza. Quel dono che Dio gli aveva dato, che l'aveva chiesto per amministrare la giustizia, lo utilizzò per la sua vanità. E quando noi usiamo i nostri doni per la nostra vanità, la fine sarà sicura, la nostra, quella della nostra famiglia
per la nostra Chiesa. Per noi, dinanzi a noi, diamo un cattivo esempio. In questo momento dominava se stesso Salomone, in questo momento dominava se stesso, quando era un ragazzo, quando era giovane. Ha anzitato duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato gli altri, io stesso sia squalificato. Io predico, e poi io stesso mi squalifico. Così è successo con Salomone. Ultimo punto, il settimo. Il potere che agiva in Pietro. Quale potere agiva nell'apostolo Pietro? Prima della sua conversione agiva il suo potere, la sua forza, insomma, confidare in se stesso. Ma dopo la conversione Pietro non confida più in se stesso, ma confida in chi? Atti 5, 15 e 16. Tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e gli mettevano sulle lettucce e giacini, affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. Anche la folla della città intorno a Gerusalemme accorreva portando malati e persone dotate da spiriti, questi spiriti immondi, e tutti erano guariti. L'ombra di Pietro guariva le persone, ma era l'ombra di Pietro. Che cosa era pieno Pietro? Spirito Santo. Grazie Giovanni. Lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo era la guida e la forza di Pietro. Questo deve essere la tua forza e la mia forza. Lo Spirito di Dio. Se lo Spirito di Dio si muove in noi, noi saremo potenti. Quando abbiamo lo Spirito di Cristo. Però come abbiamo iniziato? Qual è lo Spirito di Cristo? L'umiltà. L'umiltà. E l'umiltà precede la gloria. L'umiltà precede la gloria. E gli ultimi versetti, Atti 2, 37 e 41. Udite queste cose e sono più convinti nel cuore. E disse a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedete che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi la promessa è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quali il Signore nostro ne chiamerà. E con molte altre parole scongiurava e esortava dicendo: salvatevi, salvatevi da questa perversa generazione. Qual è l'appello oggi che Dio ci fa? Salvateci, salvatevi da questa perversa generazione. Perché veramente il mondo è cattivo. Quando ascolto che un ragazzo di 25 anni, perché si voleva comprare una vendetta, spara 6 colpi ai genitori. Cioè, dove siamo arrivati? Cioè, dove siamo arrivati? E di queste notizie ogni giorno penso, sempre di più. L'egoismo, l'avarizia, ci porta praticamente a fare le cose assurde. E quindi è una perversa generazione, in tutti i sensi. Ragazzi che diventano ragazzini, e di tutto e di più. Ragazzi, state attenti con chi andate. State attenti, perché i ragazzi giocano sul vostro corpo. Una volta che l'hanno ottenuto, vi lasciano come oggetto. Oggi succede questo in questo momento. Non siate prudenti, non vi ingannate su sentimenti perversi, perché i maschietti pensano soltanto una cosa: il resto è solo. E voi ragazzine, non siate di tentazione per i maschietti, siate prudenti nel vostro modo di vivere e di agire. Siate prudenti, non vi mettete in problemi, perché si pecca allegramente e si sconda con dolore, con delle conseguenze che pagate in prima persona e poi paga tutta la famiglia. Giulia pagò in prima persona. E non so poi se la scrittura non dice che pagò dei figli e quant'altro.
sembrerebbe che il luogo suo l'ha preso un altro e che nella sua casa non c'è più nessuno, come se lui avesse chiuso la sua generazione. Quindi il mio desiderio è che non ci salviamo da questa perversa generazione. Perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone. Grazie a chi? A Pietro. Pietro fu solo uno strumento. Lo Spirito Santo operava con Pietro, in Pietro e in coloro che ascoltavano. E 3.000 persone dietro il cuore a Gesù. Ed è la cosa più bella che succede quando noi diamo il nostro cuore a Gesù. Conclusione. Le caratteristiche di questi eroi della fede sono necessarie e essenziali per la nostra esperienza cristiana. Questi 7 punti che abbiamo citato ci devono fare da guida. Scegliete voi quale siete carenti e su quello rafforzare. Ognuno di noi si esamina per vedere su quale deve crescere e il Dio della pace diventerà a crescere sicuramente. Perché l'Eterno è buono e misericordioso. Dio vi benedica. Amen. Amen.